Immagini in grado di leggere il prezzo delle albicocche di questo commerciante in Prato della Valle. Sono precise e dettagliate le telecamere di ultima generazione, occhi del grande fratello a tutela della città di Padova. Entro la fine dell'anno in tutta Padova ce ne saranno 700. Il piano messo a punto dal comune nel 2018 va avanti. Fino allo scorso anno a Padova c'erano 200 telecamere, a fine estate a queste se ne aggiungeranno 260 di nuova generazione, 160 del le quali già funzionanti. Tra fine anno e inizio 2020 saranno 750 delle quali dislocate nei cimiteri cittadini. Se non siamo al 100% del territorio ci andiamo vicini, spiegano dalla centrale operativa di Via Gozzi, sindaco e comandante dei vigili. Un'operazione aggiornamento che andrà a incidere anche sulle telecamere esistenti. Anche queste prime telecamere che erano state installate eh, alcuni anni or sono nel frattempo sono soggette ad un aggiornamento tecnologico per cui tutti i corpi di lettura saranno di ultima generazione per l'inizio del 2020. La sicurezza non ha colore, commenta Sergio Giordani, e su questo Padova continua a investire telecamere autorizzate dal prefetto e posizionate in parte anche su suggerimento di comitati e cittadini. Ci siamo trovati ultimamente proprio a dover definire alcune dislocazioni sulla scorta di problemi che... Abbiamo riscontrato dopo che i cittadini li hanno, li hanno messi in evidenza. Per questo motivo, eh, i progetti iniziali sono stati integrati proprio anche con delle installazioni ad hoc. Una per esempio già effettuata tra fine 2018 e inizio 2019, il sistema della zona del Rione San Carlo. Altre di prossima e imminente installazione eh, via Tichieri d'Azevio, via da Perosi piuttosto che il Parco delle Farfalle. Anche la centrale operativa sarà aggiornata e a breve arriverà un potenziamento alla centralina di Polizia Giudiziaria del Comando in via Liberi. Sulla base di alcuni parametri, capi d'abbigliamento, colori, targa, un software sarà in grado di individuare presenze ricorrenti di auto o persone. Ciò per poter verificare chiaramente a posteriori la. E fattibilità sulla presenza di un soggetto più volte il, su un determinato territorio. Questo sarà molto importante, soprattutto per l'attività di, di polizia giudiziaria, ma anche per rispondere a quelle esigenze che riguardano le determinate criticità legate proprio all'insistenza di determinate persone sul territorio.